Have a nice week, Lucetti. Secondo un vecchio detto, se ti trovi a dover ingoiare un rospo vivo come prima cosa, la mattina, potrai vivere il resto della giornata con la soddisfazione di sapere che non dovrai affrontare nulla di peggio. Ultimamente mi sono trovata a dover gestire una serie di cose nel mio lavoro che non amo particolarmente, da questioni di HR a compilare lunghe e noiosissime performance review, ad ubriacarmi di numeri davanti ad enormi fogli Excel. E no, il fatto di poterlo fare da un posto paradisiaco come Bali non mi ha aiutato a farmelo piacere, tanto che ho rimandato tutto fino all'ultimo, continuando a pensare che non volevo investire troppe energie e troppa fatica in quelle cose, volevo piuttosto dedicarmi a quello che mi piace fare di più. Tanto che ho continuato a rimandare per giorni, fino a quando non mi sono trovata a dover finire tutto insieme. E così, nel tentativo di non sprecarci troppe energie, ho finito per investire molta più fatica e molte più energie di quello che avrei potuto se avessi deciso di farlo subito, invece che continuare a pensarci e poi trovarmi a doverlo fare in tutta fretta alla velocità della luce. Se avessi ingoiato quel rospo molto prima, mi sarei risparmiata un bel po' di pensieri. Brian Tracy, nel suo libro, guarda caso intitolato Ingoia quel rospo, suggerisce di migliorare la nostra produttività e le nostre performance facendo come prima cosa la mattina quello che ci pesa di più. Ora, personalmente non amo seguire alla lettera questo consiglio e di solito comincio la mia giornata facendo le attività che sono più consone alla mia natura, in particolar modo quelle creative. Ma come seconda attività inserita in calendario c'è sempre qualcosa che altrimenti tenderei a rinviare. Ok, non sempre ci riesco e quei fogli Excel proprio li detesto, ma in fin dei conti non siamo qui per metterci in gioco e supportarci a vicenda. E allora, quale rospo decidi di ingoiare domani mattina come seconda, se non proprio come prima cosa? Pensaci, mettilo in calendario, scrivilo qui sotto e buon appetito! Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.